Cari amici di Calcissimo, buon anno ancora, eccomi presente con i collovoti, non posso non partire da Arnautovic, da Brividi, da Film Horror, un bel 4 per quello che ha fatto con il suo ingresso in campo, 3 episodi tutti negativi, sul gol del Verona perde palla, colpo di testa di Pavard respinge sulla linea il colpo di testa di un suo compagno di squadra, infine sulla linea di porta non fa gol, insomma merita 4, devo dire, sotto tutti gli aspetti. Un giocatore però che mi ha fatto, in compenso, mi ha fatto buona impressione, è stato Gonge, gli do 7, mi è piaciuto molto, un giocatore molto tecnico, che ha classe, è in orbita fiorentina, lo vuole la Fiorentina dato che siamo in pieno mercato. Classe e corsa, merita un bel voto. 7. Vlahovic, io che sono sempre stato un, come posso dire, un dissacratore di questo giocatore che dovrebbe fare molto di più con le qualità che ha, però in questo caso ha fatto un colpo di testa degno del miglior centravanti, per cui un gol magnifico che ha regalato 3 punti alla Juventus. Questa è la dimostrazione che può fare molto, ma molto di più. Vlahovic comunque un bel 7. Zielinski, ho scelto Zielinski, e dopo il voto ve lo dico dopo. Ormai è a fine corsa con Napoli, per cui non rinnova il contratto, andrà, non so, in Arabia Saudita, in qualche altra Premier League, non si sa. E questo lo si era già capito dalle ultime prestazioni assolutamente negative. Tutti i giocatori del Napoli meriterebbero, in questo disastro collettivo, meriterebbero un voto negativo, ma ho preso Zielinski perché è lui il simbolo, insieme a Kvaratskhelia, di questo incubo Napoli. A Zielinski gli do 3. E infine un giovane, finalmente il nostro campionato ha coraggio, Soler da una parte, Ildiz con Allegri, Valentin Carboni, fatto giocare da Palladino, un giocatore in prestito dall'Inter al Monza, ha fatto il primo gol a Frosinone contro il Frosinone e nei 3 gol del Monza c'è il suo zampino. Nelle due reti del Monza, per cui finalmente spazio ai giovani in questo campionato, giovani di valore, non solo Solé, non solo Ildiz come ho detto prima, ma il Monza sbanca Frosinone per merito di Valentin Carbone. Basta avere un po' di coraggio. Primi collovoti dell'anno, buon anno a tutti voi, continuate a seguirci su Calcissimo, c'è il sito Calcissimo che è partito ai primi dell'anno, grandissime novità, potete anche scrivere voi, i pezzi e continuate a seguirci sulla pagina YouTube, oltre che in televisione, YouTube Fulvio Collovati. Un abbraccio a tutti voi.